Ah, sì, allora risolviamola subito. Va bene? Sì, risolviamola subito. C'è una, chiamiamola imprecisione, che io ho detto sulla questione degli indici di Kronecker. L'imprecisione è la seguente, va bene? No, va tutto bene, intendiamoci. Ma se io ho una coppia AB, come si calcolano gli indici di Kronecker? Cominciamo a prendere le colonne di B, B con 1, B con 2, puntolini, B con M, ci sono M linearmente indipendenti, e poi cominciamo a scrivere sotto AB con 1 e verifichiamo che sia linearmente indipendente da tutto il resto, la costruzione puntolini. Va bene, fino a arrivare alla ultima riga, e la ultima riga, sì. Sarà puntolini A alla R-1 per B con iota, va bene, dico la prima l'ho saltata e così via, va bene. Come si fa a calcolare gli indici di Kronecker? Prendiamo, ho M colonne, va bene, di vettori, tante colonne quanti sono il numero di ingressi linearmente indipendenti. Calcoliamo la lunghezza di queste colonne e diciamo che gli indici di Kronecker sono appunto K1, K2, puntolini, K con M. Fin qui va tutto bene, dopodiché ciò che abbiamo detto dopo, l'indipendenza di K1, K2, Km da una qualunque reazione dello stato, dall'ordine in cui metto B1, B2, B con M, che questi numeri siano legati al rango di B, al rango di B a B e così via, va bene? L'imprecisione, chiamiamola così, va bene? Che io ho detto è la seguente, va bene? Ho detto, se non mi sbaglio, diciamo L1 il numero di elementi della prima riga, B1, B2, Bm, cioè L1 è il rango di B. Ditemi se l'ho detta così. Va bene? L1 è il rango di B, va bene? Diciamo L2 il numero di elementi della seconda riga, quindi L1 più L2 rango di B a B. Siamo d'accordo? L'ho detta così o l'ho detta in maniera diversa? Detta così. Puntolini. L con R, L1 più L2 più LR, rango di B a B a 4B fino ad A alla R-1 per B. Siamo d'accordo? Se il sistema è completamente raggiungibile, è ovvio che L1 più L2 più LR, è uguale ad N. Va bene, ordine del sistema. Se non è completamente raggiungibile, la somma di questi L1 e L2 sarà minore di n, ovviamente, il numero sempre pari alle dimensioni del sottospazio di raggiungibilità. Ecco, l'imprecisione che io ho detto, ripensarci un momentino sopra, è la seguente: ho detto che questi K sono uguali al LR-LR-1. LR-1 meno LR-2, eccetera, eccetera. Questo non è vero. Va bene? Diciamo il legame è questo, va bene? L con R è certamente il numero di indici di Kronecker pari a K con R. Va bene? Il numero di ultimi elementi di, va bene? Dopodiché quanti saranno gli elementi, va bene, della penultima riga? Sono L con R-1, va bene? Ma cosa ci devo togliere? Ci devo togliere gli elementi dell'ultima riga perché danno luogo anche ad elementi della penultima riga, meno L con R, va bene, e questi saranno
diciamo il numero di colonne di lunghezza KR-1 e così via. L'avevo detta in maniera diversa, sicuramente, e imprecisa, come mi ha fatto notare, diciamo, un vostro collega, ma è una questione. Cioè, quando uno si ricorda che gli indici di Kronecker sono, va bene, la lunghezza di queste colonne generate da B1, B2, Bm, poi con AB1, eccetera, eccetera, e così via, va tutto bene. Ritorniamo alla nostra osservabilità, che sarebbe meglio chiamare non osservabilità, perché non esiste un sottospazio di osservabilità, esiste un sottospazio di non osservabilità, come non esiste un sottospazio di non raggiungibilità, ma esiste un sottospazio di raggiungibilità. Va bene. Allora, per quanto riguarda l'osservabilità, ricordo che data la coppia AC, il sottospazio degli stati non osservabili, va bene, che sono gli stati non osservabili, che sono gli stati, scusate, indistinguibili nel futuro dallo stato nullo, va bene, sono dati da sottospazio di non osservabilità nucleo della matrice C, CA, C vettori riga, CA vettore riga, puntolini, fino a C, A alla R-1, tale che quell'R, tale che se io considero le righe C per A alla R, queste sono linearmente dipendenti tutte dalle precedenti. Va bene? Allora il sottospazio di non osservabilità è questo nucleo. Come chiameremo R in questo caso? Nell'analogo sulla raggiungibilità l'abbiamo chiamato indice di raggiungibilità. Va bene? E ora lo chiameremo invece indice di, si dice indice di osservabilità, anche se sarebbe sempre meglio metterci un non davanti. Scusate la banalità di ciò che sto dicendo, è chiaro che quell'R, continuo a chiamarlo R, indice di osservabilità, non è certamente uguale in generale, ovviamente, all'indice di raggiungibilità. La raggiungibilità coinvolge la coppia AB, l'osservabilità coinvolge la coppia AC. Ulteriore osservazione: se io voglio una base del sottospazio di non osservabilità, come faccio? Come faccio a calcolarla, una base del sottospazio di non osservabilità? Ricordo che se si parlava di raggiungibilità, una base del sottospazio di raggiungibilità la posso calcolare così. Prendiamo le colonne della matrice B, AB, A quadro B e così via, matrice di raggiungibilità, e prendiamo le, fino a che le trovo, le colonne linearmente indipendenti, in successione, va bene? E questa sarà una base del sottospazio di raggiungibilità, visto che è l'immagine di... Il sottospazio di non osservabilità non è un'immagine, va bene, ma è un nucleo. Come faccio a trovarne una base? Punto interrogativo. La tecnica più semplice è la seguente. Prendiamo la matrice di non osservabilità, o la matrice di osservabilità, come si dice, questa. Il sottospazio di non osservabilità è il nucleo di questa matrice, e quindi si tratta di trovare, o ovviamente, visto che N, va bene, sono il numero di righe, va bene, le dimensioni del nucleo di questa matrice a quanto sono uguali? Sono uguali ad n
meno il, scusate, ovviamente, dunque, il nucleo di Cice, eccetera, eccetera, va bene, è ortogonale all'immagine di C trasposto vettori colonne puntolini, A trasposto alla R meno 1 per C trasposto. Le dimensioni dell'immagine, va bene, di questo tipo sono il rango di questa matrice. Siamo d'accordo? Il quale rango di questa matrice è uguale al rango di questa. Il che significa poi che le dimensioni del suo nucleo sono uguali ad n meno il rango di questa matrice, che è uguale al rango di questa. Se questa matrice è di rango pieno, ad esempio, rango uguale ad n, le dimensioni del nucleo sono n meno n, 0, il solo vettore nullo, va bene, fa parte del nucleo, e così via. E allora come facciamo a trovare una base, va bene, di questo sottospazio? Si fa così. Prendiamo nella matrice C, CA puntolini, un numero di righe linearmente indipendenti. Il numero pari, quindi, queste righe, al rango di quella matrice. Una base del nucleo sarà n meno detto rango. Siamo d'accordo? Allora, completiamo questa matrice, che non può essere, avere un numero di righe maggiore di n, sicuramente. Se ha un numero di righe uguale ad n, vuol dire che la matrice C, CA e così via è di pieno rango, quindi il sottospazio di non osservabilità è il solo vettore nullo. Bene, nel caso di sistema non completamente osservabile, e quindi questo numero di righe è minore di n, completiamo, facciamoci una cesura qui, con un numero di righe linearmente indipendenti alle precedenti, fino ad arrivare a n righe, e quindi costruire una matrice quadrata n per n, certamente non singolare. Chiamiamola Q tilde, questa matrice, tanto per... Se noi facciamo ora Q tilde inversa, otteniamo una matrice, la disegniamo per colonne, facciamo una cesura come qui l'abbiamo fatta sulle righe, dopo la erresima riga, R dimensioni del sottospazio di non osservabilità. Bene, affermo che le ultime n-r colonne di questa matrice, non le prime, sono una base del sottospazio di non osservabilità. Infatti, sono il numero di n meno r, quindi sono il numero pari alle dimensioni del sottospazio di non osservabilità, come abbiamo visto prima. Va bene. Sono linearmente indipendenti. Infatti sono colonne di una matrice non singolare. Alla fine, per dire che sono una base, quindi, del sottospazio di raggiungibilità, basta far vedere
che la matrice CCA, CA quadro, puntolini, CA alla R meno 1, moltiplicato ciascuno di questi vettori da 0, e quindi quei vettori appartengono al nucleo di quella matrice, sono n meno r, linearmente indipendenti, costituiscono la base del sottospazio di non raggiungibilità, di non osservabilità. E prendiamone una generica di queste colonne. Ma queste colonne sono le colonne di questa matrice alla meno 1. Allora, la prima riga di questa matrice moltiplicato la prima colonna di Q alla meno 1 da 1, diversa da 0, ma moltiplicato tutte le altre da 0. Va bene? Quindi la prima riga che appartiene a C, moltiplicato questa colonna e anche tutte le altre, ovviamente da 0. Analogamente, la seconda riga la seconda riga di questo, e sarebbe riga o di C o di CA, va bene, o di CA quadro e così via. Le prime n righe sono elementi di C, CA, CA quadro e così via. Moltiplicato ciascuna di queste colonne da 0, perché darà 1 moltiplicato una di queste colonne e moltiplicato le altre da 0. E così via. Il che significa che queste colonne appartengono al nucleo di questa matrice, sono elementi del sottospazio di non osservabilità, quindi quante sono? N meno R, va bene? Il numero quindi pari alle dimensioni del sottospazio di non raggiungibilità, sono tra loro linearmente indipendenti, e ciò basta per dire che costituiscono una base del sottospazio di non osservabilità. Esempio, A sia la seguente matrice. B sia C sia, il B non ci interessa, no, 0, 1, 0, facciamo così. Allora, la coppia C è questa qui. Trovare il sottospazio di non osservabilità. Quando si dice trovare un sottospazio, calcolare un sottospazio, significa semplicemente trovarne una base del sottospazio. Allora, se il sistema è completamente osservabile, va bene, una base del sottospazio di non osservabilità è 0, punto e stop. Va bene. Se il sistema non è completamente osservabile, bisognerà decidere le dimensioni del sottospazio di non osservabilità e trovarne una base. Allora, sulla osservabilità, vediamo la coppia AC. La matrice A ha tutti autovalori nulli e è costituita rispetto all'autovalore 0 da due blocchi di Jordan. Può essere che il sistema, la coppia C, è completamente osservabile? Ovviamente no. La matrice A non è ciclica e quindi con una sola uscita non può essere completamente osservabile. Se volete, la coppia
ha trasposto, ci trasposto, non può essere completamente raggiungibile. È la stessa cosa. E allora vediamo il sottospazio di raggiungibilità. C uguale a 0, 1, 0. Calcoliamo la matrice di osservabilità. A per C per A. Allora, questo per questo 0, questo per questo 0, 0. Abbiamo finito, va bene, perché la matrice C, C, A e così via si riduce a questa riga. Il suo rango è 1. Il sottospazio di non osservabilità ha dimensioni 2. Ovviamente in questo caso è banalissimo, però seguiamo la regolina classica fino in fondo. Allora 0, 1, 0, facciamo una cesura, lo accompagniamo con due righe linearmente indipendenti. Banalissimo, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Facciamo l'inversa, questa l'abbiamo chiamata Q tilde prima. Facciamo l'inversa, determinante 1 su meno 1 meno 0, meno 1, 0, poi meno 1, 0, 0, e a questo punto credo 0, 0, meno 1, facciamo il conto di vedere se questa è l'inversa. 'Questo per questo meno 1 col meno davanti più 1, questo per questo 0, 0, 0, meno 1 va bene, 0, 0, 0, meno 1 va bene. Questa è l'inversa, il che significa che queste due colonne, meno, e quindi il segno meno non c'entra niente, sto calcolando la base, quindi vabbè, ma comunque 1, 0, 0, 0, 0, 1 sono una base del sottospazio di non osservabilità. Basta vedere che C moltiplicato ciascuna di queste due colonne mi dà 0, ovviamente, quindi sono vettori appartenenti certamente al nucleo di C, C, A e così via, basta al nucleo di C, sono il numero 2, va bene, pari alle dimensioni del sottospazio di non osservabilità, sono tra loro linearmente indipendenti. Decomposizione generale di Kalman. Ovviamente il sottospazio di non osservabilità, va bene, certamente per sistemi tempo continui, ma anche per sistemi discreti, quando il numero di passi è abbastanza alto, per non saperne leggere né scrivere, numero di passi uguale o maggiore di n, ordine del sistema, meglio sarebbe dire numero di passi maggiori o uguali ad r, indice di osservabilità del sistema, sono il sottospazio, sia nell'uno che nell'altro caso, sono sottospazi invarianti. Ciò accade sempre, qualunque sia l'intervallo di tempo in esame per i sistemi continui, il sottospazio invece di non osservabilità per un sistema invariante è, per un sistema discreto, è invariante solo se ho raggiunto il numero di passi oltre al quale
il sottospazio di non raggiungibilità e di non osservabilità non aumenta più. Ma allora, se sono dei sottospazi invarianti, posso fare rispetto a loro una decomposizione di Kalman. Prendiamo una base del sottospazio di non osservabilità, che è il sottospazio invariante, la completiamo a una base di tutto lo spazio. Se chiamiamo U questa matrice non singolare e la coppia AC, va bene, eventualmente anche B, ma non ci interessa in questo caso, va bene. La trasformiamo per algebrica equivalenza, otterremo un A tilde uguale U alla meno 1 A per U, e sarà di questo tipo. Va bene, ormai l'abbiamo visto, se effettuiamo una trasformazione di questo tipo con i primi elementi base di un sottospazio invariante, va bene, la partizioniamo in questa maniera: se queste sono R, la prima matrice qui è R per R, questa sarà N meno R per N meno R, quindi sarà A11, A12, 0, A22. Il B non ci interessa, verrà uguale ad U alla meno 1 per B, chiamiamolo B tilde, verrà quel che verrà, non c'è niente di, perché il B non c'entra assolutamente niente sulla questione della osservabilità. Il C, vediamo il C cosa risulterà. C è uguale a C per U, va bene? Ma C moltiplicato le prime colonne di U, e le prime colonne sono una base del sottospazio di non osservabilità, C moltiplicato queste colonne da zero, in quanto queste colonne appartengono al nucleo di C, CA e così via, e quindi anche al nucleo di C, ci mancherebbe altro, e quindi C risulta 0, C con 2. Siamo d'accordo? E allora il nostro sistema l'abbiamo partizionato in due sottosistemi. Il primo, matrice dinamica A11, matrice di ingresso questa, e sarà il sottosistema, come lo chiameremo? Sottosistema? Vi ricordate quando si parlava di raggiungibilità, quell'A11 era il sottosistema completamente raggiungibile, e A22 era il sottosistema non raggiungibile. Qui quella 11 sarà che cosa? Come lo chiameremo? Sottosistema completamente non osservabile. Mentre il sottosistema con matrice dinamica A22 sarà il sistema completamente osservabile. Infatti A11 con C uguale a 0, con la sua parte di C uguale a 0, è certamente un sottosistema non osservabile. Siamo d'accordo? E ora, decomposizione completa di Kalman. Ho già detto in chiusura, la volta scorsa, che data ora una terna A, B, C. Questa terna individua i seguenti sottospazi: sottospazio R di raggiungibilità e sottospazio di non osservabilità. La coppia B individua R, la coppia AC individua quel sottospazio di non osservabilità. Ma oltre, e sono entrambi dei sottospazi invarianti. Va bene, quindi rispetto a ciascuno di essi, l'abbiamo visto, possiamo fare una decomposizione di Kalman. Ma non esistono soltanto questi sottospazi invarianti. Da questi ne costruiamo altri.
il sottospazio intersezione tra i due sottospazi invarianti. Un sottospazio intersezione tra due sottospazi invarianti è ancora un sottospazio invariante. Ecco, mettiamoli in ordine di dimensioni. Il più piccolo sarà questo. Poi avremo R. Come lo possiamo ottenere R? Come completamento di una base del primo, va bene, alla base di R. Avremo, lo metto sulla stessa riga, il sottospazio di non osservabilità. Come lo otterremo? Completando una base del sottospazio intersezione a una base del sottospazio, a tutta una base del sottospazio di non osservabilità. E ne abbiamo un quarto, va bene, di sottospazio invariante, che è la somma, che non sarà una somma diretta in genere, va bene, ma la somma di sottospazi invarianti è ancora un sottospazio invariante. Allora, possiamo fare una decomposizione di Kalman rispetto a tutti questi sottospazi invarianti. E la facciamo così. Allora, si parla di A, B, C. Prendiamo una matrice U così costituita. I primi elementi, le prime colonne, una base di R intersezione sottospazio di non osservabilità. Poi cosa facciamo? Un completamento, e qui io posso scegliere, non è che il sottospazio di raggiungibilità abbia delle caratteristiche migliori del sottospazio di non osservabilità, sono perfettamente equivalenti. Normalmente, va bene, in tutti i sacri testi di questa terra, va bene, il secondo gruppo di vettori di questa matrice è il completamento del primo gruppo, il sottospazio di raggiungibilità. E io continuo con questo, anche se ovviamente nulla vieta di fare un completamento del primo gruppo di vettori al sottospazio di non osservabilità, cambia mica niente. Poi magari vedremo l'aspetto di ciò che otteniamo nei due casi. E poi, terzo gruppo, completamento del primo gruppo, se questo è il completamento al sottospazio di raggiungibilità, al sottospazio di non osservabilità. Quarto gruppo di vettori, completamento ora a una base di tutto lo spazio. Ovviamente può mancare uno o più di questi gruppi di vettori. Se ad esempio il sistema fosse completamente raggiungibile e completamente osservabile, mancherebbe certamente il primo gruppo, va bene, perché il sottospazio di non osservabilità sarebbe il solo vettore nullo, va bene? Mancherebbe il terzo gruppo, perché al solito il sottospazio di non osservabilità è il solo vettore nullo, e mancherebbe il quarto gruppo. Ci sarebbe soltanto il secondo gruppo di vettori, sistema completamente raggiungibile. E allora vediamo se questa è la matrice U così ottenuta, di calcolare, di vedere l'aspetto A tilde uguale U alla meno 1 A per U, B tilde uguale U alla meno 1 per B, C tilde uguale a C per U. Vediamo il diverso, l'aspetto di... Allora, cominciamo. A tilde. C'ho quattro gruppi di vettori.
Guardate che a tilde alla fine, quindi la potrò suddividere in 16 sottomatrici. Uno, due, tre, sì. Vediamo di mettere subito le sottomatrici tutte nulle. Allora, abbiamo detto che questo è un sottospazio invariante. Allora, la decomposizione di Kalman rispetto a questo sottospazio invariante, che sarà parte della decomposizione di Kalman complessiva che abbiamo preso, guardate che il primo gruppo di vettori di questa matrice U è una base di quel sottospazio. Se vi ricordate, quindi mi dà luogo a una ripartizione in cui qui avrò una A11. Quest'altra sottomatrice, questa qui, sarà in generale quel che è. Va bene? Sono certo che questi sono zeri. Allora, e poi consideriamo il primo e il secondo gruppo di vettori. Anche questo è un sottospazio invariante. E quindi darà luogo, va bene, ad una decomposizione che è questa sottomatrice qui, va bene, sarà quel che sarà. Quella che è 0, va bene, è tutta questa sottomatrice qui. E quindi ci sono ancora due zeri qui. E qui ci sarà un A22. E ora attenzione, questo è il momento in cui bisogna pensarci sopra veramente un istante, ma proprio è una questione di scambio di righe e colonne. Ancora sottospazio invariante è questo più il terzo gruppo, il secondo no, ancora. E allora devo prendere in esame com'è l'aspetto di queste matrici qui, 1, 2, 3, 4, è il loro complemento. Il loro complemento rispetto a queste sottomatrici deve essere 0, quelle per colonne. E quindi c'è uno 0 qui e uno 0 qui. E qui ci avrò un A33. E ora ultimo sottospazio invariante che è l'insieme delle prime, seconde e terze colonne. Nella trasformazione mi darebbe luogo ad una matrice che sarebbe questa. Sotto è tutto nullo, evviva, cioè è già nullo. E qui ci avrò un A44. Le altre matrici, quelle sui posti non segnati, saranno quel che saranno. E quindi A12, A13, A14, A24, A34. Questo sarà l'aspetto della matrice dinamica A quando ho fatto la decomposizione completa di Kalman. Vediamo il B. Lo suddividiamo anche lui in quattro parti. U alla meno 1 per B, questo sarà B tilde, come questo è A tilde. Devo fare U alla meno 1 per B, ma cos'è che risulterà diverso da 0 in generale? U alla meno 1, cioè le prime righe di U alla meno 1 moltiplicato le prime colonne di B, va bene, daranno 0, va bene, quindi avrò un B con 1 e anche un B con 2 e invece risultano 0 queste componenti perché queste sono dovute, va bene, alle ultime righe di U alla meno 1 moltiplicato B, va bene, ma siccome B appartiene al sottospazio di raggiungibilità, le ultime righe dovute di U alla meno 1, va bene, moltiplicato queste colonne devono dare 0. Il C tilde uguale
a C/U risulterà del seguente tipo, invece. 0, diviso in 4 anche lui, ovviamente. C con 2, 0, C con 4. Al solito, facendo il conto di C/U, va bene, e considerando che U... certe colonne sono una base del sottospazio di non osservabilità, le prime e le terze. Vuol dire che la prima sottomatrice di C e la terza è 0. Allora, decomposizione di Kalman, va bene, significa che presa una base, come abbiamo detto prima, ottengo le equazioni scritte nella seguente maniera, le scrivo in maniera proprio spaparanzata, va bene? Anche lo stato X è diventato X tilde, perché anche lui è trasformato attraverso la matrice U, ho cambiato base, e lo suddividiamo in 4 sottovettori X1 tilde, punto, facciamo sistema a tempo continuo, ma se scrivessi x1 tilde di k più 1 sarebbe la stessa identica cosa, x con 2 tilde punto, x con 3 tilde punto, x con 4 tilde punto, uguale a 1 1, a 1 2, a 1 3, a 1 4, 0, a 2 2, 0, a 2 4, 0, 0, a 3 3, a 3 4, 0, 0, 0, a 4 4, che moltiplica ovviamente x1 tilde, x2 tilde, x3 tilde, x4 tilde, più il B, che sarà B con 1, B con 2, 0, 0, per U. L'uscita, Y, sarà uguale al C, 0, C con 2, 0, C con 4, per X, quindi X1 tilde, X con 2 tilde, x con 3 tilde, x con 4 tilde. Allora il nostro sistema è diventato questo. Facciamo un disegnino. Attenzione, al disegnino può sembrare, talvolta c'è un disegno più semplice, ma io lo voglio far vedere come viene fuori. Avrò un primo sistema con matrice dinamica A11 e quindi cominciamo a fare il disegnino. Agisce l'ingresso U su A11? Sì, attraverso B con 1. E quindi, partendo dall'ingresso U, se lo moltiplichiamo per B con 1 e poi dovremo fare una somma, questa sarà l'azione sul A11. Quale somma? Va bene, dovremo sommare, perché sul primo sistema x1 punto uguale a 1 1 agisce sì B1 per U, ma agisce anche A12 per X con 2 più A13 per X con 3 più A14 per X con 4. Siamo d'accordo? E allora, se noi disegniamo sotto, poi completerò dopo, qui ci sarà altri tre segnali a sommare più. E poi vedremo la relazione, questa la disegneremo alla fine, con l'uscita Y. Secondo sistema. Matrice dinamica A22. Ah, questo U ovviamente agisce attraverso B con 1 su A11. Secondo sistema, A22.
ritorniamo sopra, va bene. Sul secondo sistema agisce l'ingresso, sì, va bene, e agisce anche la x con 4 attraverso 2, 4, e allora cominciamo a fare il disegnino, b con 2, sommeremo, e agisce su a 2, 2. Ovviamente qui ci sarà x con 2, come qui uscirà x con 1. Non ci scrivo il tilde, ma è sottinteso, ovviamente, perché sto facendo il disegnino dopo la decomposizione di Kalman. E x con 2 agisce su questo ingresso attraverso un a 1, 2. Terzo sistema, A3, 3. Ci agisce l'ingresso sul terzo sistema che ha matrice dinamica A3, 3? No. Ci sommo. 0 per U. Va bene? E invece lui sente l'effetto di X con 4. Va bene? Su A33, allora l'ingresso niente non agisce, 0, e quindi non lo disegno neanche, agisce soltanto la A44. Oh, attenzione che l'uscita qui x con 3 agisce su A11, sul primo sistema. E la x con 3 invece sul secondo non agisce, cioè 0 per x con 3, secondo sottosistema. Ultimo sottosistema, matrice dinamica A44. Agisce l'ingresso? No. Non agisce nessun'altra quantità sul quarto sottosistema. Va bene, e quindi A44 x con 4, ma è in evoluzione libera, non agisce nessun ingresso. Oh, dunque questa x con 4 la devo prendere e riportare qui, ovviamente, attraverso un A14 moltiplicata per un A14, e non solo sul primo ma anche sul terzo sistema, attraverso una A34. L'uscita cosa uguale? All'uscita x con 1? No, non c'è, perché va moltiplicata per 0. All'uscita x con 2? Sì, moltiplicata per c con 2. Eccolo qui. Somma. Va bene? E poi c'ho anche l'uscita, va bene, la x con 4 che è moltiplicata per c con 4. Somma, e mi dà l'uscita y. Ecco, questo... Il c4 si agisce anche su a22, ha ragione. Sembra un disegnino molto complicato, ma ora vediamo un istante come possiamo chiamare i diversi sottosistemi, poi finiremo domani. A11, primo sottosistema, è un sottosistema, sente l'ingresso? Sì, quindi sarà un sottosistema completamente raggiungibile. È osservabile? No, perché non agisce sull'uscita. L'uscita non dipende da lui, e quindi quel primo sottosistema è sottosistema completamente raggiungibile e non osservabile. Il secondo è raggiungibile? Sì,
È osservabile? Sì, perché agisce attraverso C2 sull'uscita. Il terzo sottosistema, vengo subito, il terzo sottosistema è non è raggiungibile né osservabile. E l'ultimo è non raggiungibile e osservabile. Ci vediamo domani, però fate attenzione, pensate sopra un istante, la relazione ingresso-uscita è quindi una descrizione IU, matrice di trasferimento, dipenderà solo dal secondo sottosistema, perché è l'unico che sente l'ingresso e contribuisce all'uscita. Gli altri o non sentono l'ingresso o non contribuiscono all'uscita, quindi mi danno una parte di matrice di trasferimento che è sempre zero.